Ciao, sono Luca e in questo video vedremo perché una sessione di allenamento deve durare meno di 60 minuti per aumentare la massa muscolare in palestra e a casa per ottimi risultati. Quando alleni il tuo obiettivo non è spostare del peso a caso, quindi con l'unico obiettivo di avere in mente il peso fine a se stesso, ma come sempre al primo posto, come prima variabile più importante, abbiamo l'intensità. Se immagini di fare un workout con pause brevi per l'appunto entro i 60 minuti o magari in super serie, capisci bene che il tutto è sicuramente più efficace, intenso e sicuramente anche migliore per l'appunto in generale rispetto a un workout con pause molto lunghe, con relativo scrollamento sui social, perdita per l'appunto del focus in termini di connessione mente-muscolo, eccetera. Quindi è fondamentale che i tuoi workout siano indirizzati ad avere un tipo di allenamento molto intenso, che sia, ripeto, o in super serie con massimizzazione di variabili di base molto importanti come connessione mente-muscolo, tempo sotto tensione nella fase eccentrica in particolar modo, pompaggio, consapevolezza muscolare e quindi anche conoscenza di te, tra l'altro in un contesto molto più piacevole, divertente, efficace, dinamico e anche sicuro, perché userai carichi leggermente inferiori però con migliori sensazioni. Oppure, se anche non è in super serie, comunque pause brevi e attive non oltre i 30-45 secondi, dove allunghi e contrai il muscolo. Questo vuol dire pause attive per sentire come sta lavorando. Quindi il tuo obiettivo ancora una volta non è nella pausa sfogliare la gazzetta o scrollare sui social, ma ascoltare il muscolo e sentire come sta lavorando. Se è un piramidale aumenti il carico per la serie successiva, se invece non è un piramidale comunque nella pausa, oltre ad aumentare il carico, se è un piramidale vai ad allungare e controllare il muscolo per sentire come sta lavorando. In questo modo migliori connessione mente-muscolo, consapevolezza muscolare e le altre variabili molto più importanti del peso, che non è mai una variabile fine a se stessa, quindi il peso è sempre solo un mezzo e mai il fine ultimo. Dopodiché, andare oltre i 60 minuti non ti garantisce migliori risultati, la durata perde l'importanza, comunque mai oltre 60 minuti, ed è meglio in generale, per dare un'idea, fare 30 minuti belli intensi piuttosto che un'ora e mezza blanda scrollando. Dopodiché al secondo posto abbiamo la frequenza, quindi una volta che la sessione è bella intensa ripeti lo stimolo regolarmente in un contesto comunque di buon riposo per fornire al muscolo uno stimolo in modo tale che cresca con un buon riposo notturno fra una sessione e l'altra. E dopo in questo caso entra in gioco la multifrequenza, quindi ripetere la parte alta quantomeno due volte alla settimana. E infine, solo alla fine, abbiamo il volume di allenamento, cioè serie per ripetizioni per esercizi, comprensivi anche dei carichi utilizzati, che per l'appunto i carichi che sono soltanto un mezzo li aumenterai del 5% ogni due settimane, però come vedi solo al terzo posto. E anche il volume di allenamento, serie per ripetizioni per esercizi, sempre in funzione della durata, quindi farò per l'appunto il numero di esercizi giusti per non andare mai oltre per l'appunto i 60 minuti in termini di sessione, sempre con il focus sull'intensità. Arrivando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e ciao.